Eccoci, buona serata e benvenuti a tutti. Sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri, e questo è il 104esimo webinar gratuito della serie Dialogo con gli autori. Questa sera abbiamo come ospite in diretta David Mariani, allenatore, formatore e imprenditore. In questo webinar gratuito ci parlerà dei quattro pilastri della felicità. La rivoluzione gentile che migliora le tue abitudini e allunga la vita. Eccoti David, ciao, buonasera. È Buonasera veramente un Rosa e buonasera a piacere. tutti gli intervenuti. È veramente un piacere per me averti qui come ospite del Giardino dei Libri e come ti dicevo prima che noi ci siamo incontrati tramite computer adesso alle 20, grazie per aver accettato il mio invito e mi fa molto molto piacere. Grazie mille David. Grazie a voi di avermi invitato. È un Senti piacere anche per me, un David, grande piacere anche per me. bene, senti David, me l'hai detto prima, ma io sono curiosa e voglio dirlo, svelarlo anche a tutti i partecipanti. Innanzitutto, come stai? E dimmi un po' da dove sei collegato, che so che sei in un posto meraviglioso. Sì, sono collegato da un bellissimo hotel a bordo del mare a Camogli, in Liguria, perché mi sono preso 3 giorni di riposo perché l'impegno del libro e l'impegno della scuola che mi aspetta il prossimo weekend mi hanno consigliato di prendere 3 giorni di tranquillità con la famiglia. Bene, allora David, io prima ho fatto l'aggiornamento sul numero degli iscritti, mi fa piacere e ti dico che me lo sono segnato fino a 20 minuti fa, 2691 iscritti, questo mi fa molto molto piacere, siamo in tanti. Sì, un sacco di cinema uno dietro l'altro, tutti pieni. Bene, senti Davide, io voglio presentarti brevemente ai nostri ascoltatori. Allora, Davide, tu hai un'esperienza di oltre 40 anni in osservazioni ed esperimenti sull'efficienza psicofisica e sulla prevenzione primaria. Dal 1976 studi le cause, gli effetti e i rimedi della sedentarietà nei centri fitness che dirigi. E sei stato personal coach di decine di atleti professionisti di diverse discipline sportive e nazionalità. Collabori e pubblichi su riviste medico-scientifiche. Se non sbaglio, prima di continuare, ti chiedo se quello che sto dicendo è corretto. È tutto vero, è tutto vero. Ho avuto un passato come allenatore di atleti importanti in tante discipline sportive, soprattutto col privilegio di poter lavorare per atleti top di tante 11 nazionali diverse, tra cui Stati Uniti, Australia, Inghilterra, Danimarca, quindi le grandi nazionali. E quindi Insomma, è vero, tanto. sono stati 18 anni di vita dedicati diciamo, allo sport top a livello di vertice. Ho avuto veramente il privilegio di poter lavorare con ragazzi che poi mi hanno regalato medaglie, hanno vinto medaglie olimpiche, mondiali in tante discipline, principalmente basket, ciclismo, maratona. Questi, diciamo, sono stati. Stupendo. Senti, sei anche, se non sbaglio, l'ideatore del progetto Healthy Habits. Ci vuoi dire brevemente come è nato questo progetto? E voglio sapere di che cosa si tratta e anche come si sta sviluppando. Healthy Habits è l'evoluzione della mia vita. Io ho dedicato tutta la mia vita, come hai detto perfettamente, Rosa, a cercare di capire che cosa possiamo fare per non ammalarci mai e fondamentalmente come cosa possiamo fare per riuscire a vivere in piena salute, una vita piena di gioia e di efficienza. E tutto questo percorso che io ho fatto attraverso, partendo dalla palestra, perché in quel momento vedevo l'attività fisica come lo strumento più straordinario per determinarci benessere. Dopodiché decade, ogni 10 anni ho aggiunto un tassello dei quattro pilastri che vedremo dopo e che mi hanno fatto capire che poi c'era dell'altro oltre all'attività fisica. Però la cosa molto molto bella è che alla fine di 40 anni, una volta che ho chiuso il cerchio, sono ritornato comunque al punto di partenza e ho capito che comunque l'attività fisica, il movimento, è comunque il perno su cui ruota tutta la vita degli esseri umani. E quindi Healthy Habits è semplicemente l'evoluzione. Nel 2014 ho capito che la mia carriera di imprenditore era finita perché avevo dato tutto quello che dovevo in 37 anni di attività di impresa e che invece stavo iniziando in maniera più forte quella di ricercatore, che in realtà avevo sempre fatto, perché fare l'allenatore come ho fatto io vuol dire fare ricercatore. Io ho portato due rivoluzioni nel mondo dello sport molto profonde, una nel ciclismo e una nel basket, ma nel ciclismo veramente profonda,
perché con un'intuizione ho modificato completamente le metodologie di allenamento all'inizio degli anni 90, inserendo il lavoro di potenziamento con i pesi a secco, che per i ciclisti era follia, perché dire a un ciclista che doveva fare degli esercizi per la forza muscolare quando il ciclismo è resistenza, sembrò a tutti una follia. In realtà fu una sfida, un'intuizione che mi portò poi a diventare conosciuto, perché l'anno successivo al primo esperimento io avevo atleti di quattro continenti che venivano a bussare alla mia porta per essere allenati, perché la persona che nel libro poi cito espressamente su cui avevo fatto l'esperimento, quell'anno aveva conquistato tutti gli effigi più grandi, la maglia di Coppa del Mondo, la maglia gialla del Tour de France, quindi come succede nello sport, se vinci hai ragione. Fantastico, guarda, ti stimo veramente tanto. Grazie. E quindi Senti, LT Habits è dimmi. stata poi l'evoluzione, è stata l'evoluzione di questo per portarla a disposizione di tutti, non più degli atleti, ma a disposizione di tutte le persone per ritornare al punto di partenza. La prima domanda di quando avevo 15 anni e mezzo: che cosa possiamo fare per vivere in salute tutta la vita? E quindi LT Habits è Bellissimo. quello, poi è la sintesi dei 4 decenni di studi e devo dire, perché è la cosa più importante, perché altrimenti no, non si capisce il senso, che questi 42 anni di lavoro effettivo, 45 compresi i 3 nel garage, sono stati arricchiti da una serie di persone straordinarie con cui ho avuto il privilegio, però anche la costanza e la voglia di andarle a cercare. Io ho incontrato e ho avuto la possibilità anche di collaborare con medici, ricercatori e scienziati di ogni parte del mondo, però chiaramente ci vuole anche la pazienza, l'umiltà di prendere, partire, andare, chiedere, e quindi tutte queste persone, queste decine e decine, forse ormai siamo sopra il centinaio di grandi scienziati, ricercatori di quattro ambiti completamente diversi, che non si parlano tra loro, e cioè gli scienziati dell'ambiente, gli scienziati della nutrizione, gli scienziati della fisiologia, gli scienziati delle relazioni sociali, quindi di psicologi e quelli che si occupano di psicologia, sono riusciti a mettere insieme tutti questi grandi suggerimenti, queste grandi intuizioni, questi grandi studi, per capire quello che oggi si può fare per vivere nel migliore dei modi. Ecco, questo è in un minuto è il diavolo. Bene, grazie. Senti, poi sei ovviamente l'autore del libro fresco di stampa, I quattro pilastri, eccolo qua, della felicità. La rivoluzione gentile che migliora le abitudini e che allunga la vita, che è appunto il tema di questa serata. E sei inoltre coautore del bestseller, proprio bestseller internazionale, 21 giorni, questo qua, per rinascere, scritto con Franco Berrino e Daniel Lumera. Tutti e due sono stati poi i nostri ospiti in passato alle nostre serate del webinar, David. Eccolo qua, Sì, il libro. è un bellissimo Poi. ricordo. 2017 è stato l'anno con cui ho condiviso un anno intero con Franco Berrino nelle formazioni. A lui devo la gratitudine di avermi introdotto nella formazione con i medici e i nutrizionisti. Ed è stato un anno molto, molto bello, intenso, che ci ha permesso, credo, a entrambi di arricchirci tantissimo, perché Franco viene da studi profondissimi sulla cura, io vengo da studi profondissimi su come si fa a non ammalarsi mai. Quindi due percorsi opposti che però si sono poi incontrati a metà strada, perché le persone intelligenti arrivano tutti alla determinazione che comunque si può prevenire tantissimo, grazie a Dio. Bene, poi segnalo già da ora che con l'acquisto del tuo libro, I quattro pilastri della felicità, ci sarà anche un omaggio in esclusiva per tutti i nostri clienti. E si tratta di un bellissimo notes per la spesa intelligente, ma di questo ne parleremo più tardi e ve lo farò vedere più tardi. Eccolo qua il libro. Allora, prima di lasciare la parola a David, ricordo, come tutte le nostre serate dei webinar, che se volete potete interagire e partecipare attivamente facendo delle domande qui nella chat, sulla destra relativa all'argomento di questa sera. David risponderà alla fine del suo intervento. Con Allora, piacere. David, io, come ti dicevo prima, ti stimo, ho letto il tuo libro e sono curiosa di ascoltarti, lascio a te la parola. Io sono dietro le quinte dove incomincerò a leggere le domande e i commenti che arrivano da parte dei partecipanti e ci vediamo finita la tua lezione, va bene? Grazie Rosa, grazie Io sono mille. qui che ti ascolto e leggo i commenti dei partecipanti. Grazie a te, ci vediamo fra un po', appena finisci il tuo intervento. Bene. Ok, sono qua. Allora, ripartiamo da dove abbiamo lasciato un minuto fa. Tutta la mia vita è stata dedicata a cercare di capire che cosa possiamo fare per non ammalarci mai. Sono stati 37 anni quelli che mi hanno portato fino al 2014 per cercare di capire che cosa possiamo fare,
che cosa, quali sono le migliori abitudini, quali sono i migliori strumenti affinché nel corpo umano la malattia non si formi mai. Questa parte la guardiamo abbastanza rapidamente perché poi c'è una seconda parte, secondo me, ancora molto più interessante, che è quella dal 2014 in poi. Una volta che avremo guardato insieme e avremo capito bene che cosa possiamo fare, cioè quindi quali sono le migliori abitudini e nei quattro ambiti della metodologia Healthy Habits e di quello che trattiamo nel libro, andiamo a guardare poi che cosa invece possiamo fare affinché queste abitudini possano essere praticate con soddisfazione, cioè come possiamo fare per desiderare il cambiamento anziché subirlo, perché oggi nel mondo oltre il 60% delle persone e in buona parte fino al 90% vivono il concetto di un sano stile di vita come un'imposizione, una prescrizione e lo vivono come se fosse qualcosa che per arrivare al risultato finale comporta tantissime rinunce, tantissimi sacrifici. E questo assolutamente non è vero. E lo vedremo in questo webinar. Cercheremo di capire perché ci siamo lasciati convincere, ci siamo convinti, la mente ci ha portato a credere che lo stile di vita sano, che in realtà è assolutamente presente dentro di noi per motivi evolutivi, oggi è considerato difficile. Partiamo però dal concetto delle abitudini, perché per non ammalarci mai, oggi la scienza ci dice una cosa importante. E quindi oggi sappiamo che, contrariamente a quello che era stato creduto per oltre un secolo, dove c'era stato detto che la genetica decideva tutto, quindi che tutta la nostra vita fosse predeterminata dal nostro DNA e quindi che avremmo avuto poche possibilità di cambiare la nostra vita. Gli studi del genoma umano, terminati intorno al 2010, hanno invece svelato una cosa straordinariamente diversa da questo. Sono le nostre abitudini che decidono per l'80-90% la nostra vita. La genetica è stata fortemente ridimensionata e si è aperta l'era dell'epigenetica. L'epigenetica studia tutto ciò che è modificabile all'interno del nostro DNA. Quindi non è vero che noi abbiamo una vita predeterminata, ma solo una piccola parte della nostra vita è determinata dalla nostra genetica. Il resto dipende da noi. Gli scienziati di Harvard usano una bellissima frase, dicono la genetica carica la pistola, ma sono le nostre abitudini a premere il grilletto. Quindi la cosa più importante di cui dobbiamo essere oggi consapevoli con la certezza scientifica è che dalle nostre abitudini dipende l'80-90% di tutta la nostra vita, non solo della nostra salute, ma dipende anche dalla nostra soddisfazione, perché la nostra soddisfazione, la nostra serenità, la nostra realizzazione nella vita lavorativa e nella vita individuale e relazionale. Perché ci sono quattro grandi ambiti, quattro grandi forze che per motivi evolutivi, quindi che hanno tracciato la nostra evoluzione, che è bene ricordarlo, dura da milioni di anni, e in questa evoluzione noi abbiamo avuto abitudini che sono rimaste costanti per milioni e milioni di anni. Solo dall'inizio del Novecento c'è stata una variazione molto significativa che è diventata stravolgente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo cambiato più abitudini negli ultimi 70-80 anni che in tutta la storia dell'umanità. C'è un grande problema dietro a questo, che l'organismo umano non è in grado di adattarsi a un cambiamento così rapido, o meglio, una parte dell'organismo è assolutamente capace di farlo, che è la nostra mente, il nostro cervello, ma una parte, che è la fisiologia, quindi le risposte del nostro organismo, sono rimaste identiche a 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di anni fa. E quindi il nostro organismo non è capace di adattarsi così velocemente dal punto di vista della fisiologia e continua a rispondere come abbiamo risposto millenni fa. Le quattro grandi forze che decidono le nostre condizioni di equilibrio, noi l'abbiamo chiamata chimica organica, perché in realtà ognuno di noi è uno straordinario laboratorio chimico che cambia continuamente le sue componenti sulla base di quattro grandi forze. Le condizioni ambientali in cui viviamo, le condizioni ambientali sono date dalla luce, dall'aria che respiriamo, dagli inquinanti, da tutto quello che compone l'ambiente. Quindi la presenza del verde, l'aria aperta o meno, la luce del sole o meno, dalle relazioni. Le relazioni sono in grado di generare emozioni nelle persone. Oggi i grandi studi di neurologia e di neuroscienze hanno dimostrato che le emozioni cambiano completamente la fisiologia dell'essere umano. Quindi le nostre emozioni sono in grado di modificare la nostra sensazione di benessere o malessere
ma soprattutto non è più solo sensazione, ma cambiano completamente i dosaggi ormonali. Quindi dobbiamo sapere che il modo in cui noi ci relazioniamo con noi stessi e con gli altri, quindi noi con noi e noi con gli altri, quindi quello che noi abbiamo chiamato in LT Habits il pilastro psicosociale, ha un'importanza decisiva perché è in grado di incidere l'emozione sulle variazioni della chimica organica e quindi, così come l'ambiente, è in grado di modificare gli ormoni dell'essere umano e quindi conseguentemente le nostre condizioni di salute. Il terzo e il quarto pilastro sono quelli più semplici e anche più conosciuti, la nutrizione, perché chiaramente il cibo che noi mangiamo modifica chiaramente le nostre condizioni di chimica, perché per essere digerito, assimilato, noi viviamo di reazioni chimiche e ci compone. Una cosa che a volte non pensiamo è che ciò che noi mangiamo poi diventa anche quello che noi siamo. Il cibo ci compone. Non è solo un meccanismo energetico, non è come tante volte sento dire o vedo scritto il nostro combustibile e basta, perché noi non abbiamo un serbatoio che ci isola come quello della macchina dal combustibile. Quel combustibile, il cibo che mangiamo, è quello che costituirà le cellule della nostra pelle, dei nostri muscoli, delle nostre ossa e quindi incide doppiamente sulla nostra vita. Il quarto e ultimo è quello della fisiologia. La fisiologia vuol dire come noi ci rapportiamo con il nostro corpo, il modo in cui noi utilizziamo il nostro corpo, come lo stiamo utilizzando dal punto di vista del movimento. Tutte queste cose cambiano continuamente le nostre condizioni di chimica organica. Abbiamo a questo punto capito che queste quattro grandi forze sono i quattro grandi ambiti in cui noi ci possiamo muovere nelle nostre abitudini. Considerate che la parola abitudine, le nostre abitudini, sono quelle che determinano, prolungate per tanto tempo, perché l'abitudine ha una cosa strana dentro di sé, ci permette di risparmiare tanta energia, perché facciamo una cosa senza pensiero. Ma questo fatto di fare una cosa senza pensiero ci espone purtroppo anche a un rischio, perché proprio perché la facciamo senza pensiero, smettiamo di valutare se questa cosa prolungata nel tempo può essere utile o pericolosa per la nostra salute. Ecco. Monitorare le nostre abitudini, ecco perché Healthy Habits, abitudini sane, saperle monitorare ci permette di capire la traiettoria che noi stiamo dando alla nostra salute. La ricerca scientifica internazionale, e noi stiamo dando il nostro piccolo contributo, ci porta a vedere, a capire, a sapere oggi che se noi monitoriamo le abitudini, siamo in grado di prevedere e di indirizzare le nostre condizioni di salute e di capire se quell'abitudine in questo momento è indirizzata nel tempo, quindi nel lungo periodo, verso la salute o verso la malattia. Questo ci offre una possibilità straordinaria di poter anticipare sistematicamente e quasi in maniera totale la malattia. Questa è una cosa realmente straordinaria che dà una forza, restituisce una responsabilità alle persone, ma che dà a ognuno di noi una forza straordinaria, la forza di potersi autodeterminare la qualità della vita. Una cosa importante che ogni persona deve cercare di capire è che noi non abbiamo diritto, come dice sempre la politica, alla salute. Noi abbiamo diritto all'assistenza sanitaria, perché la salute è una responsabilità individuale che ognuno di noi, di cui ognuno di noi deve farsi carico. Questo è veramente una cosa importante e l'epigenetica ci ha restituito questa responsabilità. A questo punto la cosa bella che nel 2014 cercai di dare come risposta alle persone era: perché il 90% circa delle persone, per esempio, che si mette a dieta, dimagrisce e poi ringrassa? Perché i frequentatori dei nostri centri fitness, il 90% al secondo anno è già scomparso dalla palestra e non ci torna mai più o ci torna magari tanti anni dopo? Che cosa possiamo fare perché il sano stile di vita, le sane abitudini vengano desiderate, cioè che il cambiamento venga vissuto come qualcosa di bello e non come qualcosa di forzato, perché questa invece è la convinzione che hanno tutti. Tutte le persone negli esperimenti che abbiamo fatto e che stiamo continuando a fare, ora non sono più solo per fortuna, ho un gruppo di circa 100 ricercatori tra medici, psicologi, nutrizionisti e scienziati motori che collabora con me. Le persone dicono: no, ma io non ho tutta questa forza di volontà. Ecco, vorrei che questa sera passasse un messaggio forte. Tutti questi 42 anni di studi impegnati tutti per capire questo. Non è assolutamente un problema della vostra forza di volontà. Non serve la forza di volontà per cambiare le abitudini. Serve solo a far continuare a fallire le persone, perché se noi continuiamo a utilizzare
la strategia che è stata usata fino ad oggi, che si chiama strategia impositivo-prescrittiva, quella che ti dico quello che devi fare, ti scrivo quello che devi fare, io ti guido verso il cambiamento, ti dico cosa devi fare nell'allenamento, ti dico quello che devi mangiare, qualcuno che ci indirizza verso comportamenti. Questo si chiama prescrittivo-impositivo. Prescrittivo perché c'è proprio la prescrizione tipica della medicina e anche di noi centri fitness. Impositiva perché è un'altra persona che decide quello che noi dovremmo fare. Ecco, la cosa straordinaria che noi avevamo intuito e che le neuroscienze, gli studi di psicologia sociale, economia comportamentale hanno dimostrato, è che questo sistema cozza, fa a cazzotti con il cervello degli esseri umani. Nella nostra mente noi abbiamo una parte del cervello, che è quello che sta a metà, tra quello proprio antichissimo, che è il rettiliano, quello degli istinti bestiali, sopravvivenza, mangiare, uccidere, e quello invece frontale, la corteccia frontale del ragionamento e della logica, ci sta il sistema limbico in mezzo. È quello che ha accumulato tutte le esperienze che ci permettono di prendere delle decisioni automatiche nel più breve tempo possibile. Il sistema limbico che cosa fa? Seleziona, sceglie in base al gradimento che lui decide. Il gradimento è cosa? Vivo o muoio? Mi piace o non mi piace? Il sistema limbico, siccome è quello che ci ha garantito la sopravvivenza, valuta questa nuova attività e decide se accendere il semaforo rosso e boicottarla. Quindi mi immagino, vi vedo già tutti sorridere, è quello delle diete, è quello del ti dico, ti faccio la scheda anche in palestra, ti dico che devi dimagrire perché sei grasso, ti dico che non sei perfetto e quindi, ecco, quel meccanismo immediatamente, senza bisogno della nostra volontà, automaticamente attiva dentro di noi quella che gli psicologi chiamano reattanza psicologica, rifiuto. Il nostro cervello inconsciamente inizia a chiudersi perché percepisce un attacco alla nostra autonomia e lo interpreta come un attacco di quelli che 1000 anni fa ci veniva da una bestia feroce o da una popolazione di quelli cattivi che ci voleva mangiare. Quando noi percepiamo questo tipo di situazione, anche in maniera inconscia, considerate il sistema limbico lavora in maniera inconscia, quando io ti dico quello che devi fare, il nostro cervello dice immediatamente no grazie e inizia un dialogo interiore negativo che inizia a sabotarci. Ecco perché non abbiamo poi la forza di volontà di proseguire. Perché il nostro sistema limbico ci smonta durante la notte, continuando con quella vocina negli orecchi a dirci bravo, hai visto, ti hanno tolto tutto quello che ti piaceva mangiare, se ti piaceva stare fermo alla televisione ti hanno detto che devi andare per forza in palestra a sudare o devi andare a correre un'ora. Cioè, ci hanno cambiato completamente le nostre regole e soprattutto ci hanno detto che lo dobbiamo fare. Qualcuno viene da noi e ci dice questo è quello, e ci punta anche il ditino, di solito, quello che devi fare. Non solo quello che devi fare, ma continuamente ci ricordano quello che non riusciamo a fare. Ecco, questo sistema ha funzionato così nella scuola, nell'università, nelle aziende, nelle palestre e nella medicina. Oggi sappiamo dalla ricerca scientifica che questo non funziona. Questo sistema comporta la possibilità di successo del 10% e il 90% il nostro cervello abbassa una grande saracinesca che ci impedisce di aprirci al cambiamento. Questo è stato completamente, ampiamente dimostrato dagli studi delle neuroscienze, dal professor Benedetti, che so che è stato ospite anche del Giardino dei Libri, un grandissimo neuroscienziato italiano, che ha studiato l'effetto placebo e nocebo, valutando su malati terminali con il casco delle neuroscienze l'effetto che facevano le parole, in questo caso sul dolore. Ma tutta questa scoperta ha aperto poi le porte a tantissimi altri studi, perché a quel punto è stato provato e guardato anche che cosa succede nel cervello, non solo quando riceviamo le parole di un medico pietoso nel momento in cui abbiamo un dolore fortissimo e rispondiamo male alla morfina e ci funzionano di più le parole e le carezze di un medico o di un familiare contro il dolore, ma questo apre le porte anche chiaramente a tutto ciò che è la motivazione per cambiare qualunque altra abitudine, che può essere lo studio, che può essere la scelta delle migliori mansioni lavorative, che può essere quello per riattivarci dalla sedentarietà scegliendo un'attività fisica che a noi piace invece che quella che ci ha consigliato il trainer di turno. Quindi si è aperto un mondo che ci ha messo di fronte a un'opportunità straordinaria. Cambiare le abitudini, far diventare piacevole quello che in questo momento io lo vedo invece come una cosa difficilissima, cambiare alimentazione è vissuto dalla maggior parte delle persone come una cosa devastante. In realtà i nostri esperimenti, ma soprattutto quello che contano gli esperimenti degli americani che l'hanno fatti su milioni di persone,
hanno dimostrato che se noi cambiamo il punto di vista e mettiamo il nostro cervello nella condizione che invece di far accendere il semaforo rosso si accende il semaforo verde, noi capiremo che tutte queste cose che prima sembravano difficili diventano straordinariamente facili. E il meccanismo è sempre quello. Dobbiamo riuscire a ingannare il nostro sistema limbico e far sì che lui accenda il pulsante verde. Per farlo dobbiamo usare la strategia opposta. La strategia opposta qual è? Quella della non imposizione, ma della totale autonomia. Noi dobbiamo aiutare, noi stiamo formando nuovi medici, nuovi psicologi, nuovi nutrizionisti, nuovi scienziati motori, per far sì che vadano dalle persone e chiedano alle persone che vogliono cambiare che cosa ti piacerebbe fare. Non sono più il tecnico che consiglia una persona su quello che dovrebbe fare, ma si parte esattamente dal contrario. Anziché dalla difficoltà della persona, si parte dal desiderio e dai punti forti. Noi abbiamo visto che le persone che hanno difficoltà con l'alimentazione possono essere aiutate, per esempio, attraverso il movimento. Cioè, non andando ad intaccare la cosa più difficile, come per esempio togliere i dolci. Il dolce in questo momento, soprattutto quando una persona è triste, impaurita, il dolce è un rifugio fortissimo, per motivo chimico. Anche questa volta la chimica decide tantissimo. Ecco perché in LT Habits abbiamo studiato a fondo come modificare la chimica organica. Perché noi attraverso l'utilizzo corretto di questi quattro pilastri, ambiente, nutrizione, relazioni psicosociali e nutrizione, possiamo intervenire e riequilibrare la chimica e quindi facilitare le condizioni per aderire al cambiamento. Se invece continuiamo a puntare ciò che noi non sappiamo fare, quindi ci troviamo costantemente a dialogare con qualcuno che ci ricorda quello che non sappiamo fare, che non ci riesce a fare e che su cui noi siamo in difficoltà, il risultato sarà questo: il 90% delle persone abbandonerà questi progetti. L'autodeterminazione è fondamentale, dobbiamo lavorare e valutare bene ciò su cui noi siamo bravi e cercare di migliorarlo. Tutti gli esperimenti hanno dimostrato che in questa direzione le persone cambiano. Io l'esperimento che ho fatto e su cui veramente sono rimasto malissimo è stato quello con i figli, perché io insegnavo benissimo nella nostra scuola, ma continuavo ad applicare con i miei figli la strategia da genitore, quella che dicevo a un bambino o a un ragazzo e poi a un adulto, perché ora sono adulti i miei figli: no, ma perché mangi quello? Sai che quello ti fa male? E continuavo a metterlo di fronte alla propria difficoltà. Quando ho capito questo e ho iniziato invece a restituire a loro l'autonomia e la possibilità di scelta, incredibilmente tutti quei cibi cattivi che prima mangiavano per reazione al padre che li ossessionava, sono scomparsi da casa, perché come tutti anche loro desideravano poi essere più in forma, stare meglio, non avere quel mal di testa, quella pesantezza, non avere quella situazione di pesantezza e di poca energia che ci viene quando abbiamo la cattiva alimentazione, quella pessima sensazione per esempio di essere continuamente poco concentrati, poco lucidi, poco dinamici nella vita. E quindi è solo questione di riuscire a spostare il focus dell'attenzione, il punto di vista decide tutto, e i grandi esperimenti hanno dimostrato che questa cosa si può fare. Ecco, questo è quello che noi stiamo cercando di fare, di portare, perché dà veramente a ogni persona la possibilità di capire che cambiare può essere non solo una cosa più semplice, ma addirittura enormemente bello, piacevole, perché vuol dire scoprire di nuovo il piacere di volersi bene. C'è un'altra cosa straordinaria, e in questo dobbiamo ringraziare due premi Nobel, Cassius Stein e Richard Thaler e Kahneman, che hanno dimostrato un'altra cosa, che la pubblicità aveva capito perfettamente. L'essere umano è convinto, profondamente convinto, di essere molto intelligente, di essere molto razionale. Ecco, gli studi di questi grandi psicologi hanno dimostrato che non è esattamente proprio tanto tanto vero, ma che l'essere umano invece risente tantissimo di una serie di influenze potentissime. Vi dico due cose che vi fanno capire in maniera incredibile quanto siamo facilmente influenzabili. Il nostro sistema limbico risente di un'influenza fortissima che può essere sia i contesti e gli ambienti, e nel caso dei contesti e degli ambienti vi faccio capire che cosa è stato fatto di esperimenti, li abbiamo fatti tante volte anche noi. Se nelle aziende o nelle scuole, nelle vending machine, le macchine che vendono tutti questi prodotti dolci, pieni di zucchero, è stato sostituito il piano all'altezza degli occhi con delle mele verdi. Richard Thaler cambiò un solo piano di questa vending machine e inserì mele verdi,
incredibilmente il prodotto più acquistato dal giorno dopo erano delle mele verdi. Nessuna delle persone che comprava mele verdi aveva cambiato stile di vita, o qualcuno l'aveva convinta a cambiare stile di vita, o lui si era convinta a cambiare di vita. Semplicemente che per abitudine tendevano a guardare all'altezza degli occhi e a comprare il prodotto che avevano di fronte. Questo è il sistema dell'induzione all'acquisto dei supermercati. Lo stesso esperimento fu replicato nelle mense per vedere se funzionava e fu tolto il 50% di cibo ad alta densità calorica e sostituito col 50% in più di frutta e verdura. Successe miracolosamente che la frutta e la verdura il consumo raddoppiò, perché le persone chiaramente se trovavano 8 prodotti a base di frutta e verdura e solo 4 a base degli altri alimenti, sceglievano prevalentemente quello che vedevano, ciò che ci viene offerto. Questo è una cosa incredibile, perché ci fa capire che noi possiamo tranquillamente essere influenzati dai contesti assai di più di quello che crediamo. L'altra cosa importantissima da capire è che oltre ai contesti noi siamo fortemente influenzati dalle persone. Quando noi vediamo gli altri che fanno cose diverse da noi, tendiamo a uniformarci. È il principio dell'influenza sociale. Ecco perché se noi utilizziamo delle buone strategie, utilizziamo nei contesti degli induttori al benessere invece che induttori al malessere. Considerate che la società oggi purtroppo ci pone continuamente di fronte cose che non fanno bene alla salute. Siamo bombardati di pubblicità, continuamente bombardati di cibo, spessissimo cibo trasformato, cibo ad altissima densità calorica, cibo pieno di prodotti chimici, di additivi che il nostro organismo fatica a riconoscere, che purtroppo ci creano dei problemi importanti per la salute. Se noi invece avessimo delle pubblicità che ci indirizzano verso il cibo sano, noi compreremo il cibo sano. E questo è il regalino che poi dopo Rosa vi darà, perché noi abbiamo utilizzato una serie di induttori importanti, come ha fatto i premi Nobel, per cercare di aiutare le persone a non fare sforzi di volontà, a creare le condizioni affinché di volontà ne basti pochissima. Ecco, queste cose, l'influenza sociale, l'influenza degli ambienti e una serie di strategie che noi abbiamo visto funzionano in maniera straordinaria e che all'interno del libro I quattro pilastri della felicità abbiamo spiegato, e che stiamo facendo esperimenti che abbiamo fatto dal 2014 a oggi su decine di migliaia di persone, posso permettermi stasera di dirvi con grande e relativa tranquillità che usando le giuste strategie e convincendo le istituzioni ad utilizzare anche il sistema dell'induzione, poter arrivare ad avere una vita sana, piacevole, divertente, senza sforzi, ma vissuta come realmente è, come qualcosa di straordinariamente vantaggioso per noi, non per gli altri. Perché vivere in salute, vivere senza limitazioni, io ho passati 60 anni, faccio ancora le stesse identiche cose che facevo quando avevo 18 anni. Il mio presidente, il professor Paolo Galli, uno dei più grandi scienziati che l'Italia abbia mai avuto, l'uomo che ha permesso la possibilità di avere oggi le siringhe monouso in polipropilene, grazie a cui abbiamo i paraurti in plastica invece che in acciaio cromato, con un dispendio di risorse ambientali pazzesche. Ecco, il mio presidente ha 84 anni e continua a fare un'ora e mezzo di cammino al giorno, a nuotare tutti i giorni, e fisicamente ancora come me fa tutte le cose che faceva quando era giovane, continua a fare l'accademico, è una delle persone più ricercate nel mondo perché è il numero uno della chimica mondiale, però ha 84 anni e lui è veramente l'incarnazione dell'LTL. E infatti è una persona profondamente felice. Ecco, questo credo che sia la molla più importante che ci deve spingere. La soddisfazione è una vita di serenità e di felicità, una vita in equilibrio che ci permette di poter affrontare le angosce, le paure, i lutti che ognuno di noi incontrerà nella vita, ma con la possibilità di mantenere in equilibrio, gestire la chimica organica, le emozioni, e quindi attraversare tutto quello che la vita ci darà in maniera equilibrata, che è veramente il segreto della vita. Bene, grazie mille David per questo tuo prezioso intervento. È stato davvero tutto molto molto interessante, insomma una bella opportunità che ci hai dato nell'ascoltarti questa sera. Insomma, riprendiamo in mano la nostra vita riconquistando la forma e usando un certo equilibrio, giusto? Sì. La forma fisica è solo la conseguenza, non deve essere un'ossessione, perché si può essere sanissimi anche un pochino sovrappeso, perché i modelli di oggi sono modelli assolutamente sproporzionati rispetto a quello che invece la ricerca scientifica ci dice. Non si deve essere una persona con la tartaruga di fronte per essere sani. L'importante è non avere un eccesso di adipe,
Cioè, se una persona ha 3, 4, 5 kg di sovrappeso, non succede assolutamente niente, soprattutto se una persona è attiva. Questo è importante perché abbiamo visto dalla ricerca che, per esempio, le persone anche obese ma allenate non muoiono assolutamente come le persone obese non allenate. Quindi è importante sfatare il mito della forma a tutti i costi, ma la forma diventa una cosa automatica che viene da sé. Io non faccio niente per essere in forma, è la conseguenza delle mie abitudini. E quindi se una persona trova equilibrio e capisce che da queste abitudini trae un beneficio e si sente bene, sente piacere, prova piacere, la conseguenza logica è che nel giro di 6 mesi, un anno, si troverà anche in perfetta forma. Bene, grazie mille per questo tuo intervento. Allora, senti, io prima di passare alle domande volevo ricordare che il libro I quattro pilastri lo potete acquistare sul Giardino del Libro. Eccolo qua. Ha quasi 268 pagine e scontato costa 16,06 centesimi. E come dicevamo prima, io all'inizio, poi anche Davide prima nel suo intervento, vi faccio vedere il bellissimo regalo per chi acquista i quattro pilastri della felicità sul Giardino dei Libri. È un regalo fisico, eccolo qua. Se, non so se si vede bene, ma abbiamo messo anche la slide. E si tratta di un notice, molto bello, con tante pagine, si vede così. E questo notice della spesa, perché io lo uso, è una spesa, fa parte di una spesa intelligente ed è un notice dove scrivere la lista della spesa, appunto. Un modo per indurre Esatto. riflessione e consapevolezza, al momento dell'acquisto, giusto, David? Giustissimo, perché se partiamo da casa Sì. con le idee chiare e la lista già fatta, non ci lasceremo prendere da quelle strategie che prima abbiamo citato, che vi ho raccontato prima, che sono quelle del posizionamento. Se andiamo diretti perché abbiamo la lista della spesa, compreremo quello che abbiamo deciso consapevolmente di scegliere. E la lista della spesa nostra è una lista che indirizza verso una scelta di cibi consapevoli e sani, senza escludere, perché questo è fondamentale per non patire la prescrizione o l'imposizione, senza escludere quelli che io chiamo nel libro gli scivoloni programmati, perché servono, non possiamo non avere qualche concessione, assolutamente, anzi, fanno parte del percorso. Se sono pianificate, saranno fantastiche, perché non avremo mai il bisogno della grande abbuffata. Se ci priviamo molto, state tranquilli che poi arriverà un giorno che romperete completamente le righe e manderemo all'aria tutto quello che di buono abbiamo fatto. Se invece gli scivoloni sono programmati, fanno parte del percorso e non succede assolutamente niente. Quindi questo è un regalo che vi faccio col cuore, Sì. perché è una cosa che può arrivare ad aiutarvi nel preparare una lista consapevole, perché quello che comprerete è quello che avrete scritto lì, e quello che comprerete è quello che mangerete. La cosa più assurda è pensare di comprare 10 prodotti di quelli che non vorremmo mangiare e credere di non mangiarli una volta che li abbiamo portati a casa. Ecco, questo vi garantisco che non riesce a nessuno, nemmeno a me. Infatti io l'ho usato perché io poi io e te ci siamo sentiti e il regalo che facciamo a tutti i partecipanti è arrivato 10 giorni fa, per cui cibi della salute, cosa gli mettiamo? Tutte le verdure, tutti gli ortaggi, la Tutte le frutta, frutte, almeno quello che ho inserito io, i così mi dici se semi, va bene, esatto, i la frutta semi. secca, certo, i semini, la frutta secca, l'olio extravergine d'oliva, tutti i prodotti dell'orto, tutti i prodotti vegetali, poi lì si possono prendere anche le erbe selvatiche che dobbiamo abituarci di nuovo a recuperare, sono state per secoli un nutrimento incredibile, sono uno scrigno di nutrienti straordinario, gratuite e non le prende più nessuno. Ogni posto dove cresce l'erba ci sono erbe selvatiche buonissime da mangiare. Però ecco, quando andiamo a fare la spesa, quelle non le troviamo, le possiamo prendere il sabato e la domenica nella nostra scampagnata, che consiglio a tutti perché Di sono andare a veramente, sì, fare. soprattutto uniamo uno dei, diciamo, due dei quattro, anzi tre, perché se andiamo con altri avremo attività fisica, tutti e quattro i pilastri, attività fisica, cibo sano, ambiente e relazioni distese, una cosa meravigliosa. E al supermercato quella, la lista, diciamo, delle cose sane, quindi tutto ciò che sono le verdure, il prodotto vegetale, la frutta fresca, la frutta secca, l'olio extravergine d'oliva, che è un alimento, non consideratelo solo un condimento, l'olio extravergine è un alimento, apporta tante calorie, ma sono calorie benedette perché l'olio extravergine d'oliva oggi è considerato quasi un farmaco per il potere che ha. Bene, poi vabbè, c'è i cibi dell'energia, possono essere i cereali, il farro, poi c'è i cibi della forza. Ecco, sui Cosa cibi ci dell'energia, Rosa, consigli? ci tengo a dire una cosa importantissima, perché è uno degli errori più grandi. Il pane, la pasta, considerate c'è un solco grande tra tutto ciò che è di origine poco lavorata, quindi integrale, ciò che è raffinato. Quindi,
Ha escluso la pasta. La pasta di grano duro non c'è grande differenza tra una pasta bianca e una pasta integrale, ma fra un pane di farina bianca e un pane integrale vero c'è una differenza enorme. Così come c'è fra un cereale da prima colazione, di quelli che sono pieni di zuccheri, e un cereale vero tipo l'avena o i fiocchi di avena. Ecco, il prodotto comunque a Sì. base di carboidrati, quindi i prodotti dell'energia, si chiamano prodotti dell'energia perché ci forniscono un enorme supporto energetico. Considerate che questi vanno assunti sulla base del nostro consumo giornaliero. Una persona che fa un lavoro completamente sedentario, che non pratica attività fisica, dovrebbe approvvigionarsene con un quantitativo veramente minimo. Non è pensabile mangiare pane, pasta e patate, come vedo tante persone, se una persona poi è completamente sedentaria, perché quella è benzina che va nel serbatoio ma che ha necessità di essere consumata. Come strumento di energia è il più meraviglioso che la natura ci dà. Se facciamo benzina e la macchina la lasciamo ferma, diventa un grandissimo pericolo. Perché quella benzina purtroppo viene trasformata in grasso, perché l'organismo non regala e non sciupa niente. Diventa grasso e il grasso accumulato diventa un fattore pro-infiammatorio e quindi diventa un grandissimo pericolo. Quindi pensate sempre che quella parte di alimenti lì vanno utilizzati in proporzione a quello che noi consumeremo. Poi i cibi della forza sono quelli più importanti, sono quelli potenti, perché sono le proteine animali, le uova, il pesce, la carne, i formaggi. Vanno usati a rotazione, tutti, però sempre con moderazione, perché sono cibi potenti, non ne serve grandi quantità. La tendenza invece in Occidente negli ultimi 40-50 anni è stata Aumentare. di abusare enormemente delle proteine, di abusare enormemente. Cioè, ci sono tantissime che addirittura arrivano a consigliare 2-3 grammi di proteine per chilo di peso, quando oggi invece la ricerca scientifica ci sta mettendo in grande allerta sull'eccesso di consumo proteico. Moderazione, la parola chiave è moderazione. E moderazione anche Esatto. nell'ultima riga, che è quella del dolcetto in più, in cui noi possiamo portarci a casa, anche lì cerchiamo di fare scelte intelligenti. Ci sono dolci sanissimi e ci sono dolci molto meno sani. Piano piano, magari con la pazienza, se avrete voglia di leggere il libro, capirete anche che ci sono veramente grandi differenze. Perché io, ad esempio, mangio quasi quotidianamente il dolce, perché mia moglie prepara dei dolci fatti in casa con i prodotti giusti, con le farine integrali, usando un prodotto veramente sano con quantitativi di zucchero relativamente bassi, che hanno un sapore straordinario. Usiamo molto la frutta secca, usiamo tutto quello che la natura ci mette a disposizione. Li prendo a colazione, li uso come energetico perché comunque ho un'attività fisica quotidiana. Io amo muovermi, io sento la necessità di muovermi. Condivido. Bene, allora che dire a tutti i partecipanti, procedendo con l'ordine, lo vedrete apparire nel carrello come omaggio. Eccolo qua, libro e notice. Grazie, che ce l'hai mandato, grazie mille. Poi io lo uso, ti dico, è interessantissimo. È un piacere, È sono felice che tu lo utile, usi, Rosa. utile, sì. Ho fatto la prova perché lo volevo spiegare bene, no? Così ero molto centrata in quello che ho fatto e in quello che ho detto. Senti, Davide, allora passiamo alle domande. Ne sono arrivati Assolutamente, tanti. Io, a mentre tu parlavi, disposizione. le ho selezionate. Iniziamo. Allora, io voglio iniziare con Silvia. Silvia fa un po' una battuta, ma te la voglio fare. Non pretendo se vuoi una risposta, ma comunque la risposta ce l'hai già data prima. E poi te la voglio fare questa domanda perché io e te prima parlavamo della nostra età. Per cui Silvia dice: all'inizio dicevate che Davide ha 40 anni di carriera, ma quanti anni ha che ne dimostra 50? Tu prima l'hai svelato. Cosa vuoi dire a Silvia? Che ho scavallato i 60, cara Silvia. Bene, mi piaceva fartela perché appunto avevamo parlato di questo, poi tu hai detto che hai superato i Ho 60. superato i 60. Abbiamo accontentato Silvia. Allora, procediamo con Chiara. Chiara ti chiede se, come dici tu, l'attività sportiva è tutto o è la base della felicità? Chi non può praticarla è destinato a non trovare mai la gioia? No, perché i tre pilastri possono compensare. C'è da dire una cosa, che il non poter praticare completamente attività fisica vuol dire essere completamente paralizzati, e chiaramente è una condizione di disfunzionalità assoluta, perché anche solo poter muovere le braccia, poter muovere le gambe, noi abbiamo visto con persone che hanno magari paralisi delle gambe o con anziani che non sono più in grado di poter fare attività fisiche, tipo andare a correre o camminare. Ma semplicemente usando un armo ergometro, che è quell'ergometro a manovella che si muove le braccia o i piedi. La mia mamma, nel libro racconto un esperimento sconvolgente che io ho fatto su mia mamma, che c'era stata rimandata a 78 anni come una persona completamente inabile alla vita, con la badante 24 ore e la bombola dell'ossigeno. La mia mamma da questa situazione,
secondo, in quel momento, secondo l'ospedale, irreversibile. Per due volte c'è uscita. Una volta aveva 78 anni, la seconda è successo che ne aveva 82 di anni. Ed è stata sempre l'attività fisica la molla per recuperare, perché l'attività fisica è quella che porta ossigeno nell'organismo, che abbassa l'infiammazione, che migliora la condizione, che ricollega le sinapsi cerebrali, fa delle cose straordinarie. Quindi, Chiara, non poter fare completamente attività fisica, quindi le persone poverine che sono completamente ferme, chiaramente, e di questo sappiamo purtroppo che è una disfunzionalità grave che porta a un accorciamento pazzesco della vita, della lunghezza della vita. Ma tutti quelli che possono muovere una qualunque parte del corpo, quindi o gli arti inferiori o gli arti superiori, già questo consente tranquillamente di poter andare nella direzione di creare la chimica organica, quella dell'endorfina. Guarda, i nostri psicologi, Chiara, hanno fatto un esperimento con una persona con una depressione gravissima che non si lavava più, che non usciva più di casa e che non voleva muoversi dal divano. E con l'attività fisica non voleva più prendere i farmaci, non voleva parlare con lo psicologo. E con l'attività fisica, partendo da un minuto di cyclette, che lei ha ritenuto una cosa stupida, non collegava mai la sua guarigione mentale alla cyclette. Questa è stata l'astuzia dei nostri psicologi, usare un pilastro diverso da quello su cui loro sono specializzati. E nel giro di pochissimo, questa persona è arrivata a fare poi 10, 12, e le endorfine liberate piano piano l'hanno portata a liberarsi. È una delle cose più belle che noi ricordiamo. Fu nella prima Academy nel 2019, fu motivo di pianto a dirotto di tutti i partecipanti perché. Diciamo, la vivemmo in diretta nelle varie sessioni dell'Academy che succedevano mese dopo mese, quando alla fine il dottor Dien di Siracusa ci raccontò com'era finita, ci sciogliemmo tutti in un pianto perché innanzitutto capimmo che stavamo facendo una cosa bella, ma soprattutto che avevamo uno strumento potente in mano. Quindi, Chiara, ti rispondo, ecco, se una persona è completamente ferma, purtroppo ha un limite. Però gli altri pilastri possono compensare. La natura lavora sempre per noi, la fisiologia lavora sempre per salvarci la vita, e quindi la relazione, il bene possono aiutarci tantissimo. Bene, grazie di questa tua risposta. Voglio passare a una domanda da parte di Luca che ti chiede: puoi fare degli esempi in merito alle abitudini? Un esempio in merito alle abitudini. Allora, considerate che il 40% di tutto quello che noi facciamo nella vita lo facciamo per abitudine. Cioè, abitudine è mangiare, come fanno tante persone, primo, secondo e contorno. È solo un'abitudine perché non è scritto nel genoma umano né nella storia dell'essere umano che si mangia primo, secondo e contorno. Cioè, penso che si voglia dire in quel senso lì. Cioè, abitudine vuol dire tutto ciò che noi facciamo per abitudine. L'abitudine, per esempio, ci porta a innervosirci quando ci cambiano il senso unico di una strada e noi ci irritiamo perché ci troviamo con la macchina a dover cambiare il percorso. Moltissime persone si irritano addirittura quando gli cambi anche un solo ingrediente della loro giornata alimentare perché dicono: ah, toglietemi tutto, ma non il latte la mattina, oppure non mi togliete il mio caffè. Questo è abitudine, perché non c'è un motivo fisiologico per cui una persona non possa iniziare una giornata senza avere il latte o il caffè. Mi sono venute in mente due, perché proprio in questi giorni sulla pagina ho parlato del latte, quindi alcune persone mi dicevano: ah, toglietemi tutto, ma non il latte, come fossero un bambino in fasce. Quindi l'abitudine è quello. L'abitudine è, per esempio, nel caso mio, un'abitudine positiva all'attività fisica. L'attività fisica libera endorfine, quindi ti dà benessere, sensazione di pacificazione. Quindi io dipendo, come tutti, da quell'abitudine, un'abitudine in questo caso positiva. L'abitudine è tutto ciò che noi facciamo di default, Luca. Ed è il 40% circa di quello che noi facciamo. Vuol dire che non pensiamo, lo facciamo per abitudine. Basta pensare a quando noi guidiamo una macchina con il cambio, non con quello automatico, che difficoltà avemmo la prima volta che abbiamo provato a mettere la prima e tirare su la frizione, che ci si spengeva regolarmente, dove eravamo concentrati, sudati, nervosissimi, e la facilità con cui oggi facciamo tutto questo, perché nel cervello si è instaurata l'abitudine. Poi il meccanismo dell'abitudine, invece, per come cambiarla, potrebbe essere stata questa forse la domanda di Luca, allora lì è diverso, perché sono tre fasi, che diciamo, è composta dall'impulso, dalla routine e dalla ricompensa. In questo caso l'impulso è quello che ci porta a prendere, per esempio, alzarsi da una scrivania e andare alla macchinetta, dal vending machine, fare due chiacchiere con gli amici, prendere il caffè, mangiare il cornetto e tornare a posto. Quindi l'impulso è: mi alzo perché sono stanco, in questo momento ho bisogno di staccare, è l'impulso. La routine è: vado con gli amici, mangio la merendina, la ricompensa, mi sento pacificato, torno sul posto di lavoro. Quello su cui si può intervenire in questo caso è la routine, perché la ricompensa è il meccanismo fondamentale, è il semaforo verde di cui parlavo quando vi ho spiegato il meccanismo del cervello, cioè di che cosa ci piace e cosa non ci piace. La ricompensa ci piace da morire.
se io faccio attività fisica, Luca, è perché mi sento bene dopo. Quindi se faccio attività fisica, sto bene, il mio cervello semaforo verde, continua e il mio sistema limbico mi incoraggia. Se invece il mio sistema limbico, io parto, faccio un esempio, vado a correre, che non corro da almeno 12 anni, vado a correre mezz'ora, io domani mattina mi sveglierò con dei dolori ai quadricipiti, ai polpacci, che immediatamente il mio cervello inizierà a dirmi mai più corsa nella vita, perché sarebbe una dose sproporzionata, perché non sono in grado di correre 30 minuti adesso, perché vado sempre in bici, che è un'attività non traumatica, e quindi se la sostituissi con una sempre aerobica ma traumatica, mi troverei con dei dolori. Ho provato, ho fatto l'esperimento, l'avevo raccontato nel libro 21 giorni per rinascere, nel libro precedente. Mi trovai con dei dolori che rischiai di cadere dal letto la mattina a casa al mare, perché andai a correre 45 minuti, abituato a fare 130-140 km in bicicletta e 4-5 ore. Dissi: beh, 45 minuti di corsa me li bevo. Io sì, il mio cervello, ma i miei muscoli erano disabituati. Ecco, qui questa è l'abitudine. Tutto diventa abitudine: i gusti alimentari, l'attività fisica, relazionarsi in maniera positiva o negativa con la vita. Diventa abitudine porsi con scortesia o con cortesia. Diventa abitudine essere gentili, tutto diventa abitudine, tutto è allenabile, Luca, te lo garantisco. Bene, grazie. Voglio continuare con Anna. Anna ti domanda come mantenere la serenità se ci sono fattori esterni che causano tensioni psicosomatiche? Bravissimo, bellissimo, bellissimo, questa è la cosa più bella che noi stiamo facendo. Io ho fatto tre webinar accreditati questo mese per gli infermieri della Lombardia. Dipende dalla chimica organica. Allora, noi siamo un laboratorio chimico e queste quattro forze, Elena, vero? Queste Elena, quattro forze, Elena, quindi scusami, da parte di Anna, Anna, noi abbiamo, Anna, la possibilità di contrastare le nostre emozioni. Le emozioni, l'ho detto prima, sono qualcosa che genera dentro di noi ondate di ormoni del malessere. Nel caso tuo, chiaramente, nel caso mio, se riceviamo una notizia, qualcosa di fortemente stressante, possono essere lutti, licenziamento, ma possono essere anche una forte lite, la fine di un matrimonio, cioè qualunque cosa ci porta ad avere quello che lei ha chiamato una condizione di disfunzionalità. Questa situazione di disfunzionalità dipende prima di tutti dalla tua mente, che ha percepito qualcosa che non gli piaceva, che è diventata terribilmente concreta, non è più solo il tuo pensiero, quel pensiero si è riverberato sulla tua fisiologia, creando un'ondata dentro di te di ormoni, quelli stressanti, che sono cortisolo, adrenalina, ti fanno star male, diventiamo reattivi, il cuore batte forte, ci sentiamo irritabili, impauriti. La cosa bella è che con gli altri tre pilastri, o meglio, con tutti e quattro i pilastri, tu puoi minimizzare l'effetto, tu non puoi cambiare l'evento, ma puoi gestire straordinariamente gli effetti che avranno sulla tua chimica organica. Perché quando io ero triste, nel libro lo racconto, questo ti consiglio di leggerlo, perché guarda, questi sono stati i primi 7 anni di esperimenti che io ho fatto su di me, che poi sono continuati tutta la vita, dove io rimanevo sconvolto da capire perché partivo angosciato, in lacrime, preoccupatissimo e tornavo sorridente. Cioè, ma che cos'è successo nel tragitto? Che io ero preoccupatissimo, arrabbiato, cupo, convinto che non avrei avuto la soluzione di quel problema, ma che quel problema mi avrebbe massacrato la vita, e tornavo invece non più triste, non felice, perché è chiaro, quando hai un problema non sei felice, ma con la convinzione che quel problema non mi avrebbe fatto più tanto male. Era l'endorfine, era il fatto che cambia completamente di nuovo la chimica organica. Mettevo, facevo un'iniezione naturale di endorfine che contrastava gli ormoni stressanti, e questo lo puoi fare attraverso le relazioni però sono anche la musica ti induce ormoni del benessere, le carezze di una persona a cui vuoi bene, la consolazione, ecco perché abbiamo bisogno degli altri, le carezze, le coccole, la consolazione di una persona vicina a te, la natura. Harvard sta dimostrando cose straordinarie, il verde, gli alberi, la natura, i fiori, la terra, le piante sono in grado di alleviare immediatamente questa cosa. L'esercizio fisico è straordinario perché libera endorfine e te le contrasta. E il cibo ha la sua influenza, perché anche i cibi possono essere più eccitanti o più calmanti. Le carni sono eccitanti, i cibi animali eccitano di più l'essere umano, mentre invece i vegetali sono calmanti. Quindi, quando hai delle condizioni in cui ti senti sotto pressione, impara a utilizzare le risorse che la natura ci ha dato da milioni di anni, che servivano proprio per minimizzare l'impatto sulla tua chimica organica, perché quella chimica negativa, se protratta nel tempo, oggi sappiamo che diventa malattia. Prima è disagio, poi pian piano diventa disfunzionalità e poi diventa malattia. Se
Se invece tu capisci come hai realmente, che in mano te sei un piccolo chimico e hai un sacco di armi, i quattro pilastri che l'evoluzione ci ha regalato, tu puoi continuamente e costantemente riequilibrare a tuo piacimento queste condizioni, gestendo tranquillamente le condizioni di stress eccessivo. Che belle risposte che dai, David, grazie. Okay. Sono proprio entusiasta di ascoltarti. Senti, io voglio continuare con Andrea. Andrea ti domanda: che attività fisica svolgi quotidianamente? Prima l'hai accennato. Ok, quindi quella che faccio io. Sì. Allora, secondo me, Andrea, non è, io lo dico chiaramente, ma non è molto importante, perché quello che in LT Habits abbiamo capito, ho cercato anche di spiegarlo, la domanda magari era all'inizio, è che quando noi raccontiamo la nostra esperienza, involontariamente, soprattutto quelli come me, che vengono comunque dallo sport agonistico, finiamo per raccontare quello che noi facciamo. Per una persona che mi sta ascoltando in questo momento e che magari è completamente sedentaria, se io dico che io vado in bicicletta 2 o 3 ore, per lui l'ho messo di fronte semplicemente al fatto che lui non è in grado di fare 2 o 3 ore di bicicletta. È una sorta di offesa, è una sorta di cartina al tornasole in cui io ho scritto a lui: io sono bravo e tu sei un incapace. Quindi io faccio sempre malvolentieri, racconto quello che faccio io. Quello che posso dire alle persone che mi stanno ascoltando, che sono sedentarie, che non devono fare quello che faccio io, assolutamente, non devono fare proprio niente. Devono partire dalle dosi piccolissime che io indico nel libro, che possono essere 1 minuto di ciclette, come ha iniziato quella signora che soffriva di depressione, possono essere una camminata col cane di 5 minuti. Io personalmente adoro andare in bici, perché la bici è in grado di darmi tutti e quattro i pilastri della felicità insieme, perché mi porta a vedere la natura, ad ascoltare i profumi. Io vado sempre in posti a bassissimo traffico veicolare. Noi in Toscana siamo molto fortunati, io vivo in una zona particolarmente fortunata. Noi abbiamo l'oasi naturalistica del Padule di Fuscecchio, che è l'oasi umida più grande che c'è in Europa, è un posto straordinario in cui posso vedere fenicotteri, rose, cicogne, quindi un posto meraviglioso che ogni mese cambia completamente paesaggio, abitanti, ed è straordinario. Quindi io alterno un giorno l'attività aerobica in bici, non uso cardiofrequenzimetro, non ho contachilometri, perché non me ne frega niente di sapere quanto faccio e cosa faccio. La bici per me è uno strumento di gioia, esplorazione e soprattutto di meditazione e movimento. Io penso, mi connetto alla natura, mi connetto al mondo, e a spesso torno dopo 3 ore e non so nemmeno dove sono andato. E alterno poi la vecchia passione, che sono i pesi. Io sono stato 2 volte campione italiano, e non ne parlo mai perché tanto non ha nessuna importanza, ma quando ero giovanissimo, a 20 anni, sono stato 2 volte campione italiano di bodybuilding. Ero diventato una montagna, perché con tutti quei muscoli coprivo tanto dolore che c'avevo da coprire, perché i muscoli sono come il grasso, come le droghe, sono semplicemente un modo per nascondere qualcosa che ti fa male dentro. Quando ho capito che non serviva la corazza fuori, ma che devo portare fuori qualcosa da dentro, piano piano, una parte li ho lasciati. Però ero affezionato a quei muscolini, e quindi una parte continua ad allenarli 3 volte la settimana. Mi piace tantissimo, perché i pesi, soprattutto quando si diventa più vecchi, sono paradossalmente la più grande arma che noi abbiamo per rallentare l'invecchiamento. Perché quando le persone abbandonano l'attività fisica e si dedicano magari solo alla camminata, quindi dopo i 60-65 anni, quello invece sarebbe proprio il momento di iniziare a fare gli esercizi di potenziamento. Noi abbiamo fatto tanti esperimenti e i risultati, l'Università di Torino ne ha fatto uno, mi sembra che l'ho citato in tutti e 2 i libri, su persone che hanno da 75 a 85 anni, paragonando gli studenti universitari dell'Università di Torino che studiavano medicina, scienze motorie, scusa, con i vecchietti dell'RSA, sottoponendo allo stesso allenamento con la stessa percentuale di pesi. Chiaro che il peso dell'anziano erano 10 kg, il bilanciere, quello del giovane era 30 kg, ma la percentuale di forza massima era identica, quindi tutti usavano l'80% della forza massima. Hanno fatto 12 settimane di allenamento con i pesi, tutti i nonnini e tutte le nonnine. La cosa straordinaria è che alla fine delle 12 settimane l'incremento di forza e di massa ossea fra i vecchietti e i ragazzi di 25 anni era identico. Tutti avevano guadagnato il 12% nello stesso modo. Perché l'invecchiamento è determinato dalla perdita del numero di cellule, ma quelle vive lavorano dal primo all'ultimo giorno della nostra vita come il primo giorno. Ecco perché io continuo a mantenerle tutte in funzione. So che le sto perdendo, perché a 60 anni non ho più la forza che avevo quando avevo 25 anni o 20 che vinsi i campionati di bodybuilding, ma quelle che ho funzionano tutte come prima. E quindi fino all'ultimo giorno dovremo continuare a mantenere viva la macchina,
perché nessuno nell'antichità poteva fermarsi, perché voleva dire morire. Nella vita ancestrale l'uomo era nomade, non poteva fermarsi. Splendido. Allora, continuiamo con una domanda da parte di Esther che ti domanda: quale tipo di attività è consigliata per chi soffre di artrite reumatoide? Ah, qui si va nel tecnico. Allora, io non sono un tecnico, provo a darti un po' la risposta, ma in realtà io non sono un tecnico, io non sono laureato in scienze motorie, quindi ho i miei fantastici collaboratori. Siamo nel Mariani Resort, abbiamo tutti i dottori in scienze motorie bravissimi. E nella parte del TEBIT sono degli scienziati fantastici. Io sono quello che riunisce il pensiero, diciamo. Però, diciamo, nel caso dell'artrite reumatoide, come tutte le forme, diciamo, di dolori, quello che posso dirti è che certamente l'esercizio fisico, una buonissima idratazione e una sana alimentazione con una buonissima dose di vegetali, perché i vegetali esercitano una forte azione antinfiammatoria insieme al pesce. Ecco, l'unione di queste tre cose ed esercizi per la mobilità. Quindi gli esercizi ottimali per l'artrite reumatoide andrebbero valutati sul posto, perché è il dolore il campanello, il discrimine. Cioè, l'unico grande errore che non dobbiamo mai commettere è andare a lavorare sul dolore. Però bisogna considerare che l'esercizio è l'unico modo per combattere il dolore dei reumatismi. L'artrosi e tutte le malattie neurodegenerative retrocedono del 30, 40, 50% allenandosi. È chiaro che però ci vuole un tecnico specializzato che ti guida nella ricerca e nella, diciamo, nell'individuazione dell'esercizio giusto. E ogni persona ha un problema diverso, perché ci possono essere problemi di artrosi alle ginocchia, alle caviglie, alle anche, alla schiena. Quindi non è possibile dare una risposta senza conoscere il contesto. Sarebbe scorretto e soprattutto veramente poco serio. Però ecco, in linea generale, io posso dirti consigli generali. Idrata bene l'organismo, cioè cerca di bere costantemente anche quando non hai tanta sete, tanto bere un goccio in più non è pericoloso, bere un goccio in meno invece porta le articolazioni a perdere fluidità. Praticare esercizio fisico, anche il più semplice, movimenti circolari con un bastone, con un elastico, purché non ci sia dolore, perché l'esercizio è in grado di rigenerare il liquido sinoviale, che è il lubrificante, l'olio, perché il liquido sinoviale nostro è esattamente come l'olio delle giunzioni della macchina che noi abbiamo all'interno della cavità della spalla, nel ginocchio, che fa scorrere le due articolazioni senza la frizione che c'è, se no, tra osso e osso con l'articolazione. Quindi il movimento dosato, però sempre, almeno nella fase iniziale, assistito da un dottore in scienze motorie o da un fisioterapista, non da persone che non abbiano competenze specifiche. Lì non basta l'istruttore che ha fatto il corso di personal trainer. Ci vuole un laureato in scienze motorie o in fisioterapia che dosi, tari l'esercizio su quello che sono le tue problematiche. Non si possono dare risposte senza conoscere il contesto. Bene, grazie mille. Allora, continuiamo con Giada. Giada ti domanda: come applicare questo metodo allo studio? Come si possono applicare le tue metodologie per avere successo in ambito universitario? Quando pensi che un esame sarà, ad esempio, troppo difficile, hai poca forza di volontà? Allora, in questo caso c'è una pre-risposta. Il fatto che una persona pensi che l'esame è troppo difficile va nella direzione di individuare innanzitutto se quella è l'università che volevi fare o se è quella che hanno scelto i genitori per te, perché questo attiene molto alla funzionalità del tuo cervello. Se è la scelta che hai fatto te, quello che posso dirti è che oggi abbiamo delle evidenze straordinarie. C'è un libro bellissimo, il primo che ho letto nel 2000, che si intitola Spark, non è tradotto purtroppo in italiano. Scintilla, è scritto da un grande neuroscienziato, J.J. Rattay, in cui lui racconta un esperimento sconvolgente in cui degli studenti americani presi, siccome in America lo sapete che misurano tutto, c'è il ranking anche delle migliori e delle peggiori scuole. Lui ha preso la peggiore, insieme a un grandissimo visionario che aveva deciso di esperire la fisiologia sulla mente degli esseri umani, e hanno fatto un esperimento facendo fare attività aerobica 45 minuti ai ragazzi prima di ogni lezione della scuola la mattina, senza cambiare il programma di studi. Per fartela breve, questa attività aerobica, senza variazioni del programma di studi, senza aver cambiato i professori, ha portato la peggiore squadra degli Stati Uniti alla fine dell'anno a essere, alla fine dell'anno, la settima squadra negli Stati Uniti, l'anno successivo a vincere il campionato del mondo battendo i giapponesi di apprendimento rapido. Quei ragazzi che erano i peggiori studenti degli Stati Uniti erano diventati i migliori del mondo. Questo per dirti quanto possa incidere la chimica organica sull'apprendimento di un essere umano. Bene, allora continuiamo con Cristina. Semplicemente ti domanda: il tuo libro mi aiuterà a smettere di fumare?
Sì, cara Cristina, perché ho raccontato come ho smesso di fumare io nel libro. Ho raccontato perché ho voluto far capire, siccome spesso le persone che scrivono libri o vanno in televisione hanno quest'aurea di santità e assolutamente sono delle persone normalissime, io sono il più vulnerabile di tutti, perché se oggi sembro più bravo di qualcuno, in realtà è perché sono sempre stato il peggiore in tante altre cose, quindi sbagliando tanto tanto di più, come diceva Michael Jordan, poi alla fine si riesce a fare qualcosa fatto bene. E quindi io ero uno che purtroppo ero cresciuto in una famiglia di fumatori con pessime abitudini in tante cose. Quindi il libro ti aiuterà soprattutto a riprendere, ha detto una cosa molto bella, no? A riprendere in mano la tua vita e a capire che non ci sono, ti anticipo un pezzettino di quello che c'è scritto nel libro, è che è la libertà uno degli elementi più potenti che ci possono guidare. E a me fu quello l'elemento che mi portò a smettere di fumare. Quindi il libro ti spingerà verso il desiderio di dire io voglio essere una donna libera. E se vuoi essere una donna libera, allora non puoi più dipendere né da un dietologo, non puoi più dipendere da nessuno. Cioè, capisci che dentro di te hai tutte le risorse che i professionisti, il nutrizionista, lo psicologo, il medico, al massimo ti possono mettere a disposizione, se sono preparati e competenti, gli strumenti, ma il pilota della macchina sarai sempre tu. Bene, allora senti, io continuo ancora un po', cosa dici? Un po', ancora un po' Io di per me non ci sono domande? problemi, cioè per me si può andare avanti tutta la notte. Allora, io continuo poi mi piace tantissimo ascoltarti, per cui te ne faccio Grazie Rosa, altre. Ti tengo ancora adulatrice. un pochino qui con me. È un Senti, piacere. Sally ti domanda, che ne pensa dei percorsi detox? La cura con statine o quella dell'ipotiroidismo può essere abbandonata con i quattro pilastri? Allora, tutto ciò come l'ipertiroidismo, l'ipotiroidismo, che è di competenza medica, non posso assolutamente entrare nel merito, non lo faccio mai nemmeno sulla pagina. Il massimo che posso fare è metterla in contatto con il nostro team, e quindi con i nutrizionisti e con i medici, perché la medicina la trattano i medici e quindi l'ipertiroidismo o l'ipotiroidismo sono una patologia. E le prime due domande invece erano relative, mi sembra, ecco, detox, ecco, questo Sì. concetto del detox. Non mi piace l'idea del detox perché fa passare il fatto che c'è qualcosa che è intox. Prima del detox c'è qualcosa che intossica. Ecco, io non ho bisogno di fare detox perché se una persona mangia regolarmente e qualche volta si concede, come mi succede anche a me se vengo invitato a una cerimonia o qualcosa, mi capita a volte di mangiare delle cose improponibili che magari nella nostra abitazione non ci sono più da tanti anni, a parte che faccio fatica a mangiarle, però chiaramente le mangio, digerisco peggio, perché poi la cosa straordinaria è che l'organismo si abitua al buono, perché nasce per il buono. Dentro di noi considerate che le cattive abitudini faticano ad insediarsi, mentre le sane abitudini sono presenti. È solo l'abitudine che ci ha portato poi ad abituarsi anche a star male e quindi a creare anche questi concetti di detox. Mangi tantissimo, poi dopo smetti per 3 giorni, fai l'alimentazione detossificante. Ecco, quello appartiene a un concetto che non appartiene. Il Tievitz è un concetto di apertura totale al perdono assoluto nei nostri confronti. Cioè, non ho bisogno di detossificarti, io ho bisogno di capire perché ho avuto bisogno di farmi male col cibo. Ecco, questo è il concetto fondamentale. Quindi siamo un gradino sopra, cioè lì siamo ancora nella fase in cui voglio farmi male col cibo e dopo devo trovare qualcosa che poi mi porta fuori da questo. Quindi c'è un percorso psicologico prima, c'è un percorso fisiologico, perché le ragioni per cui le persone decidono di farsi male, guardate, sono veramente tante, risiedono nella mente. E la mente, anche lì, ecco, mi permetto di citare l'altro mio presidente, il presidente del Comitato dei Docenti, la dottoressa Dierna, Assunta Dierna d'Antiochia, credo la psicologa al mondo con più esperienza nella comunicazione e nella formazione, una donna che ha 50 anni, ne ha un po' più di età, ma 50 di esperienza a livello internazionale come docente e formatrice in 4 continenti sulla comunicazione valoriale nelle comunità. E giustamente lei mi dice, la mente spessissimo mente. La mente ci porta a percorsi di grande disfunzionalità fino anche a toglierci la vita. E dobbiamo capire invece che la fisiologia, il corpo umano, ecco perché io dico l'esercizio, il movimento, sono veramente l'ancora di salvezza, perché il corpo non mente mai. La fisiologia, fino a un attimo prima di morire, lavora per salvarci la vita. Cerca in ogni modo di detossificarsi. Da sola compensa se c'è un problema di calcio, di sodio, di potassio, fa di tutto per salvarci la vita, ci indirizza verso le cose positive,
modifica la chimica organica, compensa tutto quello che è possibile per cercare di salvarci. Se noi mangiamo cibi troppo acidi, tampona, però è chiaro che poi dopo le risorse sono interne. E la mente invece a volte ci porta in percorsi disfunzionali, ci convinciamo. Il percorso dentro il libro è molto chiaro, fa capire che il primo grande percorso difficile è quello fra noi e noi stessi. È inutile pensare alle relazioni con gli altri, ma quello che, ecco, mutuo le parole della dottoressa Dierna, il primo grande rapporto è la relazione che abbiamo con noi stessi, è il più profondo e il più pericoloso, perché da quello dipende tutto il resto. Dipende il rapporto con gli altri, il rapporto col cibo, il rapporto col corpo e quindi col piacere dell'attività fisica. E bisognerebbe, e questo è quello che noi stiamo tentando di fare ora con i nuovi progetti, quelli del 2021 e 2022, iniziare a insegnarlo da bambini. Perché se i quattro pilastri fossero insegnati nella scuola e ogni bambino fosse consapevole della forza che ha e che i disagi che poi arriveranno sono solo emozioni negative che lui ha incassato, e che non è stato capace di portare fuori, di condividere con gli altri, e che quel sovrappeso è frutto poi di quel disagio moltiplicato nel tempo, che dopo lo esporrà non solo al disagio psicologico, ma anche a quello fisico, perché magari poverino il bambino poi si sente un po' diverso, perché chiaramente i bambini sono cattivi, li prendono in giro e quindi non hanno come noi la capacità di ragionare. Ve lo ricordo, da bambini erano terribili, ah, sei un ciccione, cioè, e quindi facciamo veramente male a una persona. Se riuscissimo a partire un passo prima, la prevenzione, la mia vita è la prevenzione primaria. E oggi ho capito, grazie ai grandi scienziati, che forse non avevo sbagliato nel pensare che quasi tutto si può prevenire, veramente, quasi tutto si può prevenire. Ma ragazzi, domanda. Potrebbe per favore ripetere il nome della dottoressa psicologa? Chiama Assunta Dierna d'Antiochia. È la presidente del nostro, la trova sul sito nostro, comunque trova tutto il comitato scientifico, trova il loro curriculum, trova le persone. Vive a Siracusa. Però la settimana prossima è a Montecatini perché abbiamo l'Academy, la scuola quella per i medici, gli psicologi, i nutrizionisti. Inizia l'Academy, la terza edizione, inizia l'avventura 2021. Bene, dopo ti chiedo che voglio fare, ti faccio vedere la slide con tutti i tuoi contatti, dopo ti domando anche qualcosa di questa Academy. Allora, proseguiamo con, ho fatto due domande da parte di due partecipanti un po' simili. Allora, Mari Pink domanda: essere vegetariani è meglio? Di conseguenza, Angela domanda: cosa ne pensi della dieta chetogena e cosa ne pensi dei digiuni intermittenti? Ok, allora quindi uno chiede il Essere vegetale vegetariani è o meglio? animale, nel libro lo tratto benissimo questa parte qui, e poi l'altra invece la dieta chetogenica e le diete intermittenti. Allora anche qui Intermittenti. vi do semplicemente un parere da persona, da non specialista, perché per quanto riguarda la parte nutrizionale vale lo stesso discorso della parte psicologica o della parte medica. Diciamo, io posso dare il parere di una persona che conosce l'insieme, ma non entra poi troppo nel dettaglio. Quello che posso dire, nel libro è spiegato molto bene, è che l'alimentazione vegetariana, che non vuol dire vegana vegetariana, vuol dire senza l'utilizzo delle carni, ha certamente dei vantaggi. Ci sono delle evidenze scientifiche abbastanza significative sulla riduzione di alcuni tipi di rischio. Ci sono comunque due correnti di pensiero perché una quota di cibo animale ha un'importanza comunque molto significativa, cioè nella ricerca scientifica oggi diciamo, è molto polarizzata, soprattutto nelle persone più che nella ricerca scientifica, devo essere sincero, non c'è questa dicotomia così grande, è nella cittadinanza dove c'è questa grande polarizzazione perché c'è il concetto dell'etica che sta diciamo, diventando dominante, quindi il consiglio, il suggerimento personale che do io, che poi è anche quello che faccio passare nel libro. Nel libro riporto quello che sono i pensieri scientifici e le grandi scuole di medicina mondiale di oggi. Nessuna delle scuole di medicina mondiale dice di non mangiare cibo animale perché soprattutto in alcune fasi della vita è decisivo. Abbiamo visto quanto, per esempio, sulla crescita di un bambino possa incidere la presenza di alcuni tipi di cibi per la formazione delle membrane cellulari, insomma, sulla crescita. È una cosa, diciamo, ancora in corso di accertamento, di discussione, però oggi in questo momento il pensiero dominante delle grandi scuole di medicina è moderazione nel consumo di cibo animale, che era arrivata a dei livelli folli, perché certamente il cibo animale, escluso il pesce, è pro-infiammatorio e quindi non facilita, diciamo in maniera completa, cioè non va proprio nella direzione della salute, considerando che può aumentare l'infiammazione. Io personalmente,
sono anche uno che nel libro, chi lo prenderà capirà bene. Credo molto che questi quattro pilastri decidano in maniera grande il 25% circa, e quindi non metto tutto l'accento e tutto il peso sull'alimentazione come oggi si fa. Secondo me è un errore, anche secondo il pensiero scientifico più profondo è così, perché oggi sappiamo dalla scienza che a decidere la salute sono quattro pilastri che hanno tutti e quattro una base di cemento armato che è più o meno grande o uguale. E quindi che tutto questo peso che oggi si vuole dare all'alimentazione forse non è così. Basta pensare al microbioma. Il microbiota intestinale è influenzato dall'attività fisica indipendentemente dal cibo che mangiamo, e questo la dice lunga su perché l'attività fisica è così importante. Quindi è in grado di modificare e migliorare il microbiota indipendentemente da ciò che noi mangiamo. Il movimento sta prima. Il movimento sta prima del mangiare. Prima si nasce, si urla, si strilla con la mamma, poi si mangia. Nel libro spiego anche il ciclo della vita. Basta pensare che senza respirare si muore dopo 3 minuti, senza bere 3 giorni, senza mangiare 30 giorni. Quindi questo ci dice che c'è un'enfasi un po' eccessiva sulla nutrizione. La chetogenica è una dieta straordinaria, un'acquisizione recente, una cosa che in realtà appartiene alla storia millenaria, perché la chetogenesi è una reazione dell'organismo per non farci morire di fame. È il cervello limbico che piano piano ha creato all'interno dell'organismo, quando scattava la mancanza di sostanze zuccherine, la capacità di utilizzare un nuovo meccanismo energetico, quello dei grassi, i chetoni. È una dieta d'emergenza che sta dando grandi risultati nella cura di alcune patologie. Ci sono tantissimi esperimenti in corso. Da lì a farla diventare un'alimentazione per sempre, io personalmente reputo che se il meccanismo di elezione dell'energia è il glicogeno, e infatti noi ci misuriamo la glicemia nel sangue e nulla che i chetoni, credo che in una persona sana che fa pratica attività fisica il meccanismo energetico più corretto sia quello, ma che la chetogenesi dia comunque un'opportunità molto grande a livello di intervento agli specialisti. Non è una cosa assolutamente alla portata di tutti e non è una cosa da fare da soli perché è estremamente pericolosa da manipolare da persone che non siano specialisti, però ribadisco, dal punto di vista delle opportunità terapeutiche e del dimagrimento è utilizzata da professionisti una chance straordinaria, un'arma straordinaria che l'uomo esperisce da milioni di anni. E la dieta del digiuno intermittente è la stessa cosa. Il digiuno intermittente che cos'è? È quello che noi abbiamo fatto per milioni di anni. Digiuno intermittente vuol dire, come prima, trovo da mangiare, mangio, non lo trovo da mangiare, non mangio. Quello che oggi si sa con certezza è che, per esempio, digiunare molto non porta dei grandi vantaggi alla salute. Il digiuno può portare vantaggi, però abbiamo visto che porta anche dei grandi svantaggi. E gli esperimenti più potenti, quelli che vengono citati, sono quasi tutti sui topolini, non sugli esseri umani. Comunque, ecco, tutte queste cose nel libro le ho trattate perché parlando di prevenzione, con onestà e con pensiero scientifico, perché considerate il libro, ci sono 30 pagine di bibliografia scientifica, non c'è il pensiero di David. Ogni volta che c'è un pensiero di David lo scrivo chiaramente. Il mio pensiero personale è questo. Il resto è il mio pensiero perché è il filtro di 100 ricercatori che lavorano con me e degli studi scientifici più importanti degli ultimi 15-20 anni delle grandi scuole di medicina mondiale come Harvard, Berkeley, cioè le grandi università che si occupano di salute e nutrizione, per esempio, in questo caso. Bene. Senti, Alessandra domanda: cosa fare quando sei in preda alla fame nervosa? Lavorare per cercare di non avere la fame nervosa. La fame nervosa, Alessandra, è frutto del cortisolo. È frutto del cortisolo che noi liberiamo per quale motivo? Ecco perché nel libro dico sempre a tutti, andiamo al perché. Il libro parla solo di questo. Cerca di far capire alle persone, è inutile andare al sintomo. Capiamo perché si è scatenato questo sintomo. Dov'è l'origine? E guardate, spesso è lontanissimo la causa dal sintomo. Questa è una cosa che in medicina, nel libro c'è una parte, secondo me, forse la più bella che ho scritto lì dentro, che è una parte non è il tutto. Perché se noi guardiamo la parte, guardiamo il sintomo, rischiamo di dare una risposta. Se io ti dassi la risposta sul sintomo, ti direi un sacco di stupidaggini, le ho raccontate per tanti anni, le stupidaggini, ci credevo, perché mi sbagliavo. La causa, tu oggi hai questa fame nervosa che è indotta da cosa? Da qualche evento che può essere riconducibile alla sfera delle tue abitudini nei quattro pilastri. Nella tua vita relazionale, nella mancata attività fisica, in un lavoro troppo stressante, in un cibo vissuto, magari mangiato in maniera compulsiva di fronte a un computer, qualcosa nelle tue abitudini. Ecco perché noi abbiamo messo questo selfie dentro il libro, questa piccola fotografia che ti fa guardare le tue abitudini per capire da quale degli ambiti arriva il problema.
e poi all'interno degli ambiti da quale sottogruppo di ambito potrebbe arrivare. Questo ti fa capire dov'è l'origine del problema. La fame nervosa è sempre all'interno di uno dei quattro pilastri. Può essere un rapporto logorato in famiglia, può essere un rapporto con il compagno che non va bene, può essere un lavoro dove hai dei budget continui. Mia figlia, per esempio, ha lottato tantissimo. Quando lavorava dentro con noi nell'azienda, gli dava fastidio l'idea di lavorare in un posto di famiglia e che lei comunque dovesse per forza essere perfetta. Dice: noi vendiamo benessere, lei pativa l'idea che dovesse essere sempre perfetta e che non poteva permettersi l'idea di avere un chilo in più. E lasciò il nostro lavoro e andò in un lavoro invece dove faceva una cosa completamente diversa, dove però poi ha capito che c'era un altro tipo di pressione, che era quella dei budget a tutti i costi. Cioè, devi fare 100 telefonate, devo portare questo risultato. Ecco, all'interno di questo tipo di emozioni negative, te ne ho citate due, ma ce ne sono tantissime, come il fidanzato che ti risponde male, il datore di lavoro che è un cafone, o quelle persone che urlano, o per dire la sedentarietà, perché la sedentarietà poi ti porta a appesantirti. Qualcuna di queste cose fa sì che tu abbia il livello di ormoni stressanti, stare chiuso in casa ore davanti alla televisione è un'altra cosa. Gli schermi aiutano purtroppo a liberare, a eccitare il sistema nervoso e liberare ormoni stressanti. Quello poi chiaramente su cosa si riverbera? Il cortisolo agisce sul nostro fegato, perché il cortisolo è l'ormone dello stress, è quello che ti fa reagire come tu avessi un combattimento per la vita da fare. Quando tu devi combattere per la vita, quindi devi essere o uccisa o uccidi, non c'è un'alternativa. O scappi e combatti oppure ti ammazzerà. Quindi o riesci a fuggire o riesci a vincere quella lotta. Il cortisolo che cosa fa? Chiede a tutto lo zucchero che c'è nel nostro fegato di andare in circolo per darti tanta forza muscolare. Lui non capisce che il problema non c'è uno che ti vuole uccidere, ma che il problema è derivato dalla cattiva parola che ti hanno detto, dal budget o dal traffico stressante della città. Il nostro organismo lavora come milioni di anni fa, il cervello non capisce queste differenze, reagisce come 2 milioni di anni fa, libera cortisolo perché dice: ok, ti do la forza di combattere. Tutto quel cortisolo fa liberare lo zucchero nel sangue. Che cosa succede? Lo zucchero nel sangue poi finisce immediatamente. Il cervello accende la spia rossa perché dice: occhio, perché la glicemia, lo zucchero circolante sta scendendo e ti costringe letteralmente a mangiare nuovamente zucchero. Ecco la fame compulsiva. Quasi sempre la fame compulsiva risiede a in un'alimentazione molto ricca di zuccheri, quindi che ti sbilancia continuamente la chimica organica, oppure può essere quello più anche qualcosa che arriva dall'esterno, quindi un'emozione, un qualcosa che ti permea dentro, che ti entra dentro e nuovamente ti crea un'emozione negativa che a sua volta crea nuovamente una situazione di stress a cui l'organismo reagisce con cortisolo e via entri in questo loop, in questa altalena della glicemia su, glicemia giù e quindi bisogno di mangiare zuccheri. Ecco, la calma insulinemica, quindi il fatto di avere una sana alimentazione che parte al mattino con cibi che non alterano troppo la glicemia, è uno dei segreti più grandi. E l'attività fisica, anche qui, lo ripeterò fino alla noia, è il grande regolatore del senso dell'appetito, perché normalizza la glicemia, toglie i picchi glicemici, perché fa funzionare meglio le cellule muscolari, che sono quelle che assorbono il glucosio. Lo sportivo è avvantaggiato per due motivi. Lo sportivo, colui, perché sportivo è sbagliato, che sport è già qualcosa di organizzato. Tu puoi fare attività fisica e non essere uno sportivo, perché una camminata non è sport, è un'attività fisica semplice ma efficacissima se cammini anche in collina o facendo qualche scala. Quell'attività fisica allena il tuo sistema muscolare ad assimilare meglio il glucosio e quindi non ti creerà quel danno e ti creerà meno l'effetto, diciamo, altalena che ti creerà la glicemia quando mangi delle sostanze zuccherine. Lo sportivo lo zucchero lo usa bene, lo stocca nei muscoli, nel fegato, ha molto meno questi effetti rispetto alla persona sedentaria che invece appena ne mangia un grammo parte il disastro. Bene, senti Davide, allora intanto ti voglio dire che sono arrivati, sto leggendo ora tantissimi complimenti per te e ne ho scelto uno No, i che complimenti non li voglio perché non riassume. servono a niente, voglio qualche critica invece. Vabbè, io però devo trasmettere quello che leggo. Grazie. E ho scelto una persona che li riassume un po' tutti da parte di Lia, che dice: un webinar veramente interessante, straordinario il relatore. Grazie. E io gli mando un bacio a Lia. Davide, grazie Grazie. per tutte le risposte che hai dato e io mi scuso se non siamo riusciti ad accontentare tutti i partecipanti, ma le domande erano veramente tantissime e abbiamo solo poco più di un'ora a disposizione. E, giusto, Davide? E poi di conseguenza adesso non so che ora, insomma, sono già le 22, il tempo vola e ascoltarti è stato veramente un piacere. Grazie. Grazie a voi e spero che
soprattutto questo sia utile, perché la cosa più importante è che qualcosa, anche piccolino, ma che dentro di voi sia scattato qualcosa che porta magari domani mattina a cambiare in piccolissimo, senza accusare nessun tipo di malessere, una prima abitudine positiva. Aggiungere un'abitudine positiva e piano piano automaticamente uscirà un'abitudine negativa. Bene, senti, allora Davide, oltre alle domande, come ti dicevo prima, te lo ripeto perché mi stanno bombardando di complimenti, bravo, serata magnifica, interessantissima, insomma, ti riporto, no? E sono Grazie. arrivate anche alcune domande dove vogliono e chiedono dove trovarti. Certo. Ecco qua la slide che noi abbiamo dove possono contattarti, tu la vedi bene? No, io vedo me e te fissi tutte e due, ma Ah, la ecco, cosa. allora, Ecco, ora vabbè. ti vedo, ora vedo te che ti muovi. Ah, vedi. E vedo Giardino dei Allora, Libri, il vedi anche sito. la tua slide? Vedo sì, il sito Per cui c'è il healthyhabits.it. sito Instagram, la pagina Facebook, Sì. perché qualcuno mi sta domandando e mi chiede se fai anche consulenze. Sì, certo. Assolutamente sì. Abbiamo la scuola, facciamo consulenze nelle ASL, facciamo consulenze in azienda. Chiunque abbia bisogno o desideri migliorare e modificare le abitudini nell'ordine e nella direzione della prevenzione primaria della salute, assolutamente noi ci siamo per tutti. Bene, ecco qui la slide. Poi io voglio comunque di nuovo ricordare il libro novità appena uscito, il tuo bellissimo libro, I quattro pilastri della felicità e appunto anche il libro che diciamo, abbiamo detto prima, 21 giorni per rinascere, questo qua, Ecco, il potere. nei quattro pilastri della felicità veramente trovate. Ci ho impiegato un anno intero per scriverlo Questo. perché ho voluto mettere veramente dentro tutto quello che stasera ho cercato di far passare in questa ora e un quarto, ora e mezzo che abbiamo passato insieme. Ecco, lo trovate e lo potete riprendere in mano sempre perché è uno strumento che può accompagnare una persona e che regolarmente avrete voglia di riprendere perché ogni volta che ci sarà un nuovo bisogno. Rileggerete una parte di quel libro con gli occhi di una situazione diversa e capirete che dentro ci sono tante, tante risposte, Sì. Bene, veramente. È una vita intera. e come dicevo prima, per chi vuole acquistare il libro I quattro pilastri della felicità, avrà in omaggio questo bellissimo notes. Così vi farò Ecco qua. compagnia anche a casa. Sì. Anche qui abbiamo fatto una bellissima slide dove abbiamo anche messo il block note, sono parecchie pagine dove potete utilizzarlo. Allora, io domando a tutti i partecipanti, se volete vi chiedo di lasciarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook, Instagram, diteci se vi è piaciuta la serata, i vostri feedback sono veramente molto preziosi per noi, ci aiutano a farci capire se abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Scriveteci e io assieme al mio staff siamo curiosi di leggervi. E ci fa anche piacere se ci lasciate un commento sotto al video della registrazione che sarà già pronta da domani e vi arriverà una mail con il link della registrazione di questa sera. In più voglio ricordarvi che potete vedere tutti i nostri webinar precedenti nella sezione webinar del Giardino dei Libri e ce ne sono veramente tanti tanti e molto interessanti. Se volete vederlo basta andare sulla nostra pagina registrazione webinar già terminati. Infine, prima di concludere con Davide, vi ricordo il prossimo nostro appuntamento, dopodomani, mercoledì 12 maggio, sempre alle 20:30, avremo in collegamento Claudia Renville. Il titolo del webinar e della serata è Metamedicina, il mio corpo parla e io l'ascolto. Allora, dopo i saluti finali, restate con noi perché abbiamo un'anteprima da farvi vedere la nostra radiobook, la nostra radio da leggere e ascoltare. Allora, David, siamo giunti alla fine. Io voglio chiederti se vuoi aggiungere qualcosa come chiusura per tutti i partecipanti, che sono veramente tanti qui online. E vuoi dire qualcosa? Allora, ho visto il prossimo webinar che dice esattamente quello che poi io professo da tanto. Il nostro corpo parla con noi. Impariamo di nuovo ad ascoltare il nostro corpo, perché l'organismo comunica con noi attraverso una serie infinita di messaggi che noi abbiamo smesso di ascoltare negli ultimi 70-80 anni. Ma se impariamo a riconnetterci con il nostro organismo, guardate, è un'esperienza straordinaria, in parte nel libro cerco di guidarvi, di accompagnarvi in questo percorso, è un'esperienza meravigliosa, perché ci permette veramente di rivivere la vita piena, senza
senza limitazioni. E quindi credo che sia veramente l'augurio più bello che si può fare a qualunque persona a cui vogliamo bene, ma a qualunque persona, perché ognuno di noi merita di vivere una vita degna. Bene, grazie Davide per essere stato qui con noi. È stata per me davvero una bella serata ascoltarti perché io non vedevo l'ora di averti come ospite e voglio sempre dire a tutti i partecipanti che le nostre serate dei webinar sono ricche dove veramente si apprende qualcosa. Per cui grazie Davide di aver scritto questo libro e di aver partecipato a questo mio invito e con tutti gli ascoltatori che continuano a ringraziarti. Io riferisco quello che leggo. E ti salutano. Grazie, grazie a voi Rosa, grazie e complimenti per la straordinaria organizzazione, per l'impegno e la capacità con cui gestite e organizzate questi webinar e dar la possibilità alle persone di incontrare gli autori dei libri. È una cosa bellissima perché la cultura, la diffusione della cultura è veramente una cosa, voi meritereste un premio. Grazie davvero a tutti e buona Grazie a te. serata. Diciamo che diffondiamo la cultura in salute, eh? Bene, grazie, grazie, un abbraccione, ci sentiamo Grazie io ancora. A e te. Grazie presto, Rosa. mille. Grazie Ciao, mille, grazie di grazie a te. tutto. Ciao, grazie a tutti, buona serata.